sempre difficile parlare del futuro della scuola perché in Italia soprattutto abbiamo un'idea della scuola come di un qualcosa che non ha un futuro. E la scuola italiana non è che non ha un futuro, non dà un futuro ai nostri giovani. I giovani, i ragazzi che entrano a scuola fra 18 anni, 17 anni, 20 anni, quando finiranno il loro percorso di studi, si troveranno a vivere in un mondo che è completamente diverso da quello che a scuola hanno imparato a, in qualche modo, non dico dominare, ma hanno imparato a conoscere. Quindi bisogna prima di tutto, per parlare di scuola e futuro, restituire un futuro alla scuola, cioè un ruolo alla scuola rispetto al futuro. La scuola deve insegnare ai ragazzi ad affrontare e risolvere i problemi, a pensare criticamente e a utilizzare le tecnologie in funzione dello sviluppo di questo pensiero critico, perché siano più aperti a partecipare come cittadini di domani a esperienze completamente nuove che a scuola e a confrontarsi con situazioni e problemi che a scuola non hanno ancora imparato a risolvere. E questa è la vera scommessa. Quando si parla di tecnologia a scuola, molto spesso in realtà si parla di pseudo-innovazioni che servono a riprodurre metodologie di insegnamento e modelli di scuola vecchi, semplicemente aggiornandoli, facendo finta di aggiornandoli col nome nuovo della tecnologia del momento. In realtà non è questo che dobbiamo fare. In realtà non dobbiamo innovare a scuola, dobbiamo fare in modo che la scuola cambi perché cambia il mondo in cui la scuola vive. E quindi la scuola si deve aprire, la tecnologia deve servirci ad aprire le pareti, ad aprire le porte, a togliere, a portare via i ragazzi da questo spazio chiuso, da questo tempo chiuso in cui si svolge la scuola. La scuola è tutti i giorni quello che facciamo, è tutti i giorni quello che impariamo affrontando le situazioni e mi deve dare semplicemente le metodologie, i modelli, i framework, tutto quello che mi serve per poterli affrontare anche quando non saprò e non avrò nessun libro di testo che me li spiega, nessun insegnante che me li spiega, perché non è quello il vero problema. Il vero problema è capire cosa fare in un mondo che si evolve molto più rapidamente di quanto non si evolva la stampa dei libri che mi fanno, sono costretto chissà perché ad adottare per andare a scuola e ottenere un certificato che alla fine non mi serve a niente. Quindi dobbiamo riportare nella scuola questa capacità di andare oltre, di guardarsi intorno, di creare entusiasmo, anche di creare passione, di restituire agli studenti il piacere di andare a imparare qualcosa che cominciano a percepire di nuovo come qualcosa che gli serve, gli servirà nella vita, nel presente, nel futuro, in quello che faranno da grandi, in quello che sono le loro aspettative, che sono le loro speranze. E in questo le tecnologie possono essere un grande veicolo di aiuto se diventano una leva di cambiamento, uso un termine aziendale, insomma un po' brutto, però il concetto è quello, le tecnologie sono una leva di cambiamento, servono ad aiutarmi a cambiare e a essere pronta ai cambiamenti che incontrerò nella mia vita. È questo che deve fare la scuola. Il problema è che perché la scuola possa fare tutto questo, possa svolgere questo ruolo, ci vuole una visione strategica del ruolo della scuola nel paese che andremo a costruire o in cui vivremo. E questa visione strategica non c'è più nella scuola italiana da tanto tempo, bisogna ritrovarla. Bisogna fare una vera riforma di visione della scuola, di percezione, di significato della scuola, non riforme che vanno a introdurre la LIM piuttosto che il tablet o questa o quella correzione o toppa o pezza ad una situazione in larga parte compromessa. Dobbiamo reinventarci una scuola capace di affrontare il futuro e altri paesi l'hanno fatto, ci stanno lavorando, ci hanno lavorato negli ultimi 15-20 anni o anche di più e noi siamo indietro, stiamo accumulando ritardo e questo ritardo lo dobbiamo colmare il più rapidamente possibile, altrimenti non andremo da nessuna parte.